Per RKO, dall'altra parte del telefono c'è Emanuele Agnelli, come stai? Bene, grazie, ciao a tutti, ciao. Molto contento di risentirti. Allora, live è molto interessante, credo che sia stato in qualche maniera un tuo, ecco, potrei definirlo uno spaccato di storia, no? Personale, musicale, e ti sei in qualche modo, secondo me, messo nuovamente in gioco, ecco, senza avere la protezione di una band. Come ti sei sentito? Ma bene, liberato anche da un sacco di cose, queste situazioni poi ti permettono di vivere meglio anche tutto quello che hai già costruito, che hai già vissuto, è un'alternativa alla band, dove l'approccio è quello di quasi un viaggio interiore fra di noi sul palco, no? Mentre invece in teatro da solo sono molto più a contatto diretto col pubblico e quindi c'è un dialogo con il pubblico molto più spontaneo, molto più leggero anche. Sì, effetti, è una versione più intima, no? Insomma, il contatto che dici tu col pubblico. Sì. Poi tra l'altro, secondo me, sei passato anche dal caos, insomma, dei live con live perenni degli after, ma soprattutto anche dalla televisione, no? Credo che sia stato anche un recupero di una certa umanità da parte tua, una certa spontaneità diversa rispetto a quella che c'era prima. Ma sicuramente il fatto di riuscire ad andare in televisione prima con X Factor e quindi in una situazione comunque lontana un po' da me, dal mio mondo, ma riuscire a essere me stesso, a rimanere me stesso, mi ha dato un sacco di sicurezza nel poter fare delle cose che non avevo fatto in passato, senza paura di perdere il fuoco su soprattutto la mia musica, ma anche il mio tipo di linguaggio, no? E poi l'esperienza d'Ossigeno, che è il mio programma televisivo, ancora di più mi ha stimolato nel confronto anche di linguaggi un po' diversi da quello del suonare e basta, no? Quindi anche raccontare storie, dialogare con le persone, sicuramente è una nuova dimensione che insomma dopo i 50 anni è raro, certo, arrivare ad avere, no? Perché di solito uno a quest'età è fin troppo convinto delle proprie cose, di solito ci si ferma un attimo. Esatto, poi mi aveva colpito insomma sentirti dire anche insomma libertà e leggerezza, no? Commentando il disco, quindi forse ne avevi proprio bisogno. Ecco, ti sei riscoperto in qualche maniera? Sì, sicuramente sì, sicuramente ci sono dei lati di me che comunque in privato i miei amici conoscono, ma che raramente erano venuti fuori sul palco, anche volutamente, perché era una dimensione diversa da quella del privato, però in teatro invece le due cose collimano molto di più. Dal vivo, ecco, ci sono pezzi, insomma, fra i pezzi degli after, però anche delle cover, dei brani che insomma sono stati importanti per te, no? Per quello che è stato il tuo percorso musicale. C'è Neil Drake, c'è Lou Reed, ci sono tante altre cose interessanti. Come è articolato questo live? Allora, i brani, le cover sono importanti un po' per il mio percorso musicale, per poterlo raccontare, e un po' per poter raccontare anche una visione del mondo o anche un po' la società che ci circonda o che esisteva nel momento in cui questi brani venivano scritti, no? Per cui anche per raccontare un po' delle storie, se vogliamo. Non sono quasi mai degli omaggi, perché non mi interessa fare degli omaggi, mi interessa reinterpretare le cover e vedere se riesco a cantarle come se fossero dei pezzi miei, e proprio per questo poi avere la scusa per raccontare me stesso o per raccontare, ripeto, il mondo che vedevo intorno a questi pezzi qua. Lo spettacolo si costruisce proprio così, è racconto, quindi faccio delle letture, sì, racconto, sì, delle, sì, storie, e canto dei pezzi che hanno qualcosa a che vedere con queste storie. È bellissimo, è proprio un ambito più intimo, come dicevi tu, è interessante. Ecco, sicuramente poi dopo questo insomma farai un altro disco con gli After Hours sicuramente, ma adesso c'è il tuo in arrivo, quindi poi sicuramente poi ci rincontreremo più in là per parlarne. Sono Manuel Agnelli, ciao a tutti, faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di RKO.